Salve a tutti, sono Lucia Zitello, sono la presidente dell'associazione cattolica di questa comunità della Madonna delle Grazie di Giuliano. Cosa facciamo oggi? Allora, cosa facciamo oggi? Oltre ad iniziare l'attività con l'ACR, quindi con i bambini della comunità, oggi abbiamo ideato Dolci in Campo. Che cos'è? Praticamente i nostri giovani, i nostri adulti hanno preparato dei dolci da vendere a tutta la comunità o a chiunque giulianese voglia venire qui ad acquistare dei dolci, e tutto il ricavato andrà per la realizzazione del campetto che stiamo provando a realizzare appunto qui dietro. Essendo noi un'associazione no profit, ovviamente abbiamo bisogno di fondi per poter almeno mettere in sicurezza i bambini che poi andranno a giocarci lì. Quindi grazie a questa iniziativa che facciamo oggi e domani e ad altre iniziative che sicuramente seguiranno, proviamo appunto a ricavare qualche fondo. Per adesso abbiamo già recintato il campetto chiuso con un cancelletto, tutto il resto che c'è da fare lo facciamo piano piano. Tutto questo. Posso chiedere quanti fondi realmente ci vogliono, in modo che casomai può esserci anche qualche sponsor, qualcuno che voglia intervenire? Allora, non ce ne vogliono tantissimi, però almeno un paio di migliaia di euro, anche solo per la questione proprio del terreno, che noi adesso stiamo pulendo e sistemando, ma con le nostre forze, dei nostri giovani e nostri adulti. Quindi a livello tecnico ci servirebbe qualcuno che ci aiutasse a fare almeno un abbattimento del terreno e risistemarlo. Quindi una migliaia di euro sicuramente. Quindi è comunque un evento a scopo benefico per tutta la collettività, per i tanti giovani che sono qui presso l'Azione Cattolica. In realtà non è solo per i ragazzi di Azione Cattolica. Come parrocchia noi abbracciamo un territorio abbastanza particolare e anche abbastanza in periferia. Quindi è fatto tutto in vista dei bambini di oggi e di quelli che saranno anche i bambini di domani. Se ci facciamo un giro qui attorno incontriamo tanti ragazzini per strada. Quello che vorremmo evitare è di continuare a lasciarli per strada e casomai portarli in un posto un po' più sicuro, quello che può essere appunto il campetto della parrocchia. Quali sono le attività che fate presso l'associazione, l'ACR? Allora, noi ci incontriamo, in realtà abbracciamo tutte le fasce d'età. Come giorni, sicuramente il sabato prendiamo i bambini dai 3 ai 14 anni, gli regaliamo 2 ore di non solo svago, ma anche di conoscenza di Gesù e di quelli che sono gli ambienti ecclesiali, ovviamente sempre attraverso giochi, come anche stanno facendo adesso. Abbiamo un gruppo giovanissimi che abbraccia i ragazzi dai 15 ai 18 anni, quella che forse è l'età un po' più critica, un gruppo giovani che va dai 19 ai 30 anni, e poi ci sono i nostri adulti che sono veterani anche della comunità, che sono alla fine anche loro che quelli che ci stanno aiutando di più in tutte queste iniziative. Quindi in tutta la settimana più o meno ci vediamo quasi tutti i giorni sempre qui in parrocchia. Oltre ai tanti giovani abbiamo visto ci sono anche bambini che non sono disabili, hanno comunque dei piccoli problemi. Non solo abbiamo bambini che ovviamente sono disabili, che possono avere qualche piccolo problemino, qualche bambino speciale, insomma. Abbiamo anche tanti bambini assistiti dalla Caritas nostra parrocchiale, che quindi sia appunto con l'ACR che anche con i campi estivi che facciamo, noi diamo la possibilità anche a chi forse al di fuori della comunità non ha possibilità di vivere un momento tranquillo e sereno, proprio uguale a tutti gli altri bambini. Tutto gratuito, anche la vostra prestazione? Assolutamente, tutto gratuito lo voglio dire, anche perché negli anni qualcuno pensa che noi percepiamo stipendio o cose del genere. Niente, non chiediamo niente e noi non percepiamo niente. Io sono qui da quando avevo 8 anni, adesso ne ho 27, è sempre stato così. È per la passione e per l'amore innanzitutto per Cristo, e quindi il nostro scopo è solo quello di trasmetterlo agli altri e forse di regalare ai più piccoli quello che a noi è mancato gli anni passati. Solo per amore facciamo tutto questo. Salvatore Sagliomo, l'iniziativa ci è stata spiegata molto bene, invece quello che mi sorprende è vedere tanti bambini, tante persone uniti vicino a questa parrocchia. Sì, diciamo che la parrocchia deve essere il centro per quanto riguarda le iniziative sociali, no? E dovrebbe essere un ritrovo per quanto riguarda i ragazzi, anche perché in questo momento storico in cui viviamo si è persa un po' questa centralità della parrocchia. E quindi l'iniziativa che stiamo facendo qui in parrocchia è anche questa, quella di far rientrare i ragazzi nella parrocchia, fargli rieducare a quelle che sono le moralità, l'etica del cattolicesimo, dell'essere fedele, e quindi un po' il ritorno a quei valori che si sono persi un po'. Avete doppia responsabilità perché accavallate due comuni, Giuliano e Mugnano, vista ovviamente l'agglomerato urbano che c'è qua.
quindi è doppia responsabilità. Questa doppia responsabilità sì, ma essere credenti, essere fedeli significa anche soprattutto questo, quello di portare sulle spalle il peso, le responsabilità. Gesù ci ha insegnato questo nel Vangelo. Sempre meno l'uso e la visibilità delle istituzioni. Cosa voi vi rabboccate le maniche e cercate di fare il vostro quotidianamente con tutte le persone, chi ha bisogno e chi non ha bisogno. Questo ovviamente è un prestigio per voi, riuscire nella quotidianità a dare risposte giuste. Sì, anche perché io penso che il perdere di vista la centralità della parrocchia è venuto meno anche il formare dei politici cristiani con dei valori. E quindi questo di conseguenza ha accantonato un po' quello che sono i problemi, quelli che sono gli ultimi dimenticati. Quindi la nostra formazione, anche in parrocchia, è quello di formare anche questo, no? La responsabilità alla politica, la buona politica, formare il cittadino. Perché voi avete il contatto con la realtà, ossia la povertà, problemi irrisolti che sicuramente gli amministratori locali non tengono nemmeno in considerazione perché non hanno fondi. Qual è la vera situazione economica di questa zona? Allora, la situazione è che sono aumentati le persone che vengono da noi della Caritas. Prima erano maggiormente gli immigrati, adesso sono cresciuti anche i papà di famiglia, le famiglie italiane che vengono da noi. Quindi questo dice tanto di come stiamo vivendo questa situazione, questa crisi dopo Covid. E quindi vengono da noi in Caritas, a volte anche con la vergogna, perché non hanno mai chiesto nulla, non si sono mai trovati in questa situazione. Il nostro compito come Chiesa è quello di accogliere, è quello di aiutare lì dove possiamo farci, perché comunque, ecco, come ho detto prima, non abbiamo supporto, oppure se c'è pochissimo il supporto dello Stato, e la presenza dello Stato. Allora, una scusa per non lavorare o un momento di pausa? No, un momento di pausa, non ci fermiamo un attimo, qui siamo da veramente svariate settimane che ci stiamo mettendo all'opera per la realizzazione di questo campo che verrà adibito per varie attività. In questo momento stiamo montando la rete per la pallavolo e ci stiamo dando da fare. Quindi potrebbe essere comunque uno sbocco per aggregare ancora altri giovani e cercare di dare delle risposte positive nell'ambito socio-culturale ma anche sportivo. L'obiettivo è proprio quello, attirare e cercare di portare più giovani, bambini, adulti, più giovani possibili anche all'interno del contesto parrocchiale, proprio perché a noi sta a cuore tutto ciò e per questo ci stiamo adoperando per portare a termine questa iniziativa e speriamo che tante persone possano venire a trovarci. Da quanti anni frequenti la parrocchia? Sono 13 anni che ormai frequento la parrocchia. Perché un giovane dovrebbe praticamente andare alla parrocchia e iscriversi all'Azione Cattolica? Diciamo che le motivazioni sono tantissime e cercare di riassumerle in pochi secondi sarebbe riduttivo, però mi sento di dire che il partecipare all'Azione Cattolica è un'esperienza fantastica che arricchisce in ogni ambito, sia a livello comunque non solo di fede ma anche a livello personale, quindi si conoscono tanti ragazzi, tanti giovani, tante persone, quindi mi sento proprio di consigliare a tutti di partecipare e di venire qui per capire effettivamente che cosa facciamo, per entrare a far parte del nostro gruppo affinché si espanda sempre di più e veramente vi invito a partecipare. È veramente importante a fine benefico questa associazione e l'accedere di Via Madonna delle Grazie, la Chiesa, le mamme, ci sono tutti praticamente. Sì, oggi ci siamo tutti perché penso, come già sappiate, è cominciata anche l'Azione Cattolica, quindi c'è la festa con i bambini, dopo ci sarà l'incontro per noi adulti, giovani, giovanissimi. E sì, è un evento importante perché speriamo veramente di riuscire nel nostro intento a far costruire questo campetto dove i nostri figli potranno divertirsi. Qual è il valore di una mamma, di un genitore, stare qui con i propri figli, ovviamente facendo questa attività, che è un'attività gratuita ma di formazione? Assolutamente gratuita, di formazione sì, non ha prezzo, insomma non si può esprimere a parole il valore di questo momento, perché innanzitutto ci unisce tutti e poi è una cosa che va per la nostra comunità, noi lo facciamo per la nostra comunità, per lasciare anche ai nostri figli qualche cosa insomma di migliore rispetto a quello che c'è adesso nella città. Ma un ragazzo che viene voi mamme siete state più tranquille quando sapete che stanno qua,
Esatto. Questi ragazzi che cosa apprendono realmente con la frequenza della parrocchia? Per quanto riguarda i miei figli, perché posso parlare solo per loro, li ha fatti avvicinare alle persone, agli altri ragazzi, c'è comunità, quello che oggi manca ai ragazzi, perché qua loro veramente stanno insieme senza telefoni, senza altre distrazioni. Parlano tra di loro, c'è quel contatto che oggi forse manca ai giovani. Forse anche nelle famiglie. Anche, sicuramente. In che cosa consiste fare l'educatore in questa parrocchia? Allora, innanzitutto avere a cuore quelli che sono, diciamo così, la formazione dei giovani, e in questo territorio ce ne sono tanti. Molto spesso la parrocchia rappresenta l'unico punto di aggregazione di questo territorio che è un po' più periferico, e quindi diciamo così, noi educatori veramente siamo impegnati soprattutto nel far sì che i giovani vengano proprio inseriti in un contesto relazionale, e proprio per questo diciamo anche l'attività che abbiamo pensato questa qui della ricostruzione del campetto è stata veramente una cosa ben voluta da tutto il territorio, quindi non solo dai giovani proprio diciamo così che frequentano la comunità, ma un po' da tutto il territorio, anche dalle persone adulte che ci hanno, il parroco, i sacerdoti, anche le persone adulte che ci hanno veramente spronato a realizzare questa attività, perché ci siamo resi conto che la parrocchia è veramente l'unico baluardo di relazione, di legalità che esiste in questo territorio.